è destinata a diventare una delle priorità del futuro prossimo. In questa estate rovente, però, lo è già. Da giorni oramai la carenza idrica nel territorio servito dall'Aca è diventata realtà. Oggi a Pescara due incontri sul tema. Nel primo il sindaco Masci ha convocato istituzioni, rappresentanti dei balneari, delle associazioni dei consumatori e del consorzio. La linea comune è ragionare tutti insieme ed impegnarsi per arrivare a delle soluzioni. Senza addentrarci troppo in quelle più complesse e costose che riguardano ad esempio la manutenzione delle reti, quello che si può fare e possiamo fare per tamponare la situazione attuale come cittadini e ad esempio evitare gli sprechi oppure dotarsi di autoclavi e serbatoi. Sentiamo il sindaco e il vicepresidente dell'ACA Pierpaolo Canzano. Io lo dico non da oggi, ma lo dico già da qualche anno e mi dispiace che non tutti mi hanno ascoltato, che ciascuno deve procurarsi un serbatoio e montare un'autoclave, perché con il serbatoio e l'autoclave non c'è problema, l'acqua c'è per tutti. Poi se uno invece preferisce continuare a strillare contro l'Aca o contro il Padre Eterno perché non fa piovere e non si procura quegli accorgimenti necessari, alla fine l'acqua non l'avrà mai. E invece è un sistema semplicissimo che costa anche poco e oltretutto è anche finanziato dalla regione, perché ci sono interventi finanziati dall'ERSI, dall'ACA, dalla regione direttamente. Muoviamoci, non fermiamoci, facciamo le cose, evitiamo di parlare soltanto con la protesta che non serve a nulla. Noi abbiamo attivato dei pozzi sovrabbussi aggiuntivi che ci danno circa 80 litri a secondo. Abbiamo predisposto degli autobotti su tutto il territorio che noi gestiamo. Ricordo che noi gestiamo 64 comuni, tutta la provincia di Pescara, una parte di Teramo, una parte di Chieti, quindi abbiamo un servizio autobotti che permette di dare questo servizio ovviamente dove ci sono delle autoclavi, perché noi andiamo a mettere la disponibilità idrica, condomini, scuole, ospedali, al carcere, dove sono predisposti queste autoclavi, se no facciamo fatica a erogare, diciamo, non con la rete di distribuzione normale la risorsa idrica. Quasi contemporaneamente l'altro incontro si è svolto davanti al Comune. Ad organizzarlo il coordinamento Alleanza Verdi Sinistra Radici in Comune. Sentiamo la consigliera comunale Simona Barba. Dobbiamo cercare di capire tutti quanti insieme praticamente e fattivamente che cosa fare. Dobbiamo anche cambiare quindi il nostro comportamento e il nostro procedimento deve essere innovativo. Sono andata lunedì a parlare con il direttore generale dell'ACA, il dottor Sant'Edicola, e siamo arrivati a una conclusione dell'importanza di creare, ed è la prima volta che succede in questa città, un tavolo permanente partecipato. Questo tavolo partecipato dovrà mandare un flusso di informazioni fra cittadini e ACA e soprattutto cercare di creare anche le giuste consapevolezze, le giuste informazioni per anche aggiustare il tiro, perché ricordiamoci che ogni estate sarà sempre peggio e soprattutto cominceremo ad avere problemi idrici anche d'inverno, perché è questa la proiezione se andiamo a vedere i dati scientifici e quello che sta succedendo per il cambiamento climatico. Quindi un tavolo permanente è una grandissima novità ed è una grandissima sfida.